Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar sul Industria 4.0 e sulle sue caratteristiche principali. Oggi andremo a analizzare alcuni aspetti molto importanti dell'Industria 4.0 e analizzeremo dapprima le fondamenta, ossia quali sono gli elementi di base su cui poggiano i processi di digitalizzazione delle imprese. Poi andremo a guardare alcune applicazioni dell'Industria 4.0 ed infine andremo a vedere in che modo benefici e criticità dell'Industria 4.0 possono avere un impatto sulle attività delle imprese al giorno d'oggi. Come dicevo, la parte iniziale di questo seminario è sulle fondamenta dell'Industria 4.0. Le fondamenta dobbiamo andare a ripercorrere l'origine di questo termine. Il termine Industria 4.0 infatti nasce nel 2011 durante una fiera ad Hannover e viene creato al fine di dare una nuova visione della strategia high-tech dell'industria tedesca, all'interno della quale si vuole promuovere l'informatizzazione dei processi produttivi. Quindi, di fatto si tratta della strategia tedesca per la realizzazione del paradigma della fabbrica intelligente, ossia di una fabbrica che è in grado di raccogliere delle informazioni sui processi, di comunicarle tra le funzioni aziendali e di far sì che queste riescano a prendere delle decisioni maggiormente informate sui processi e sulle scelte strategiche da porre in essere. Questa definizione è contenuta anche all'interno delle raccomandazioni del governo tedesco e viene formulata dal gruppo di lavoro dell'Accademia Nazionale Tedesca per la Scienza e l'Ingegneria e in concreto rappresenta l'integrazione tecnica dei cosiddetti cyber physical system all'interno dell'attività di produzione e di logistica. Inoltre fa riferimento all'applicazione dei principi dell'Internet delle cose e dei servizi all'interno dei processi industriali, andando ad avere quindi un impatto sulle modalità con cui l'azienda crea valore, sui modelli di business e sulla catena di fornitura, nonché sull'organizzazione del lavoro. L'Industria 4.0 viene chiamata in questo modo anche perché teoricamente rappresenta la quarta rivoluzione industriale. All'interno di questa slide potete vedere come le rivoluzioni industriali si siano susseguite all'interno nel corso dei secoli. La prima rivoluzione industriale ha introdotto l'utilizzo di macchine azionate ad energia termica e meccanica. Poi, con la produzione di massa e la creazione delle catene di montaggio, è stata creata la seconda rivoluzione industriale. Mentre negli anni 70 è stato dato luogo alla terza rivoluzione industriale con l'introduzione dell'elettronica e dell'ICT all'interno delle linee di produzione. Quello che accade oggi, invece, nella quarta rivoluzione industriale è la capacità di interconnettere quello che era stato introdotto già all'interno della terza rivoluzione industriale, quindi di macchinari automatici, semiautomatici o azionati da operatori, in modo tale che questi siano in grado di comunicare tra loro e di scambiarsi le informazioni che possano essere funzionali allo sviluppo dell'attività dell'impresa. Quindi l'Industria 4.0 descrive sia l'organizzazione dei processi produttivi basata sulle tecnologie e su dispositivi in grado di comunicare, e descrive anche la modalità con la quale una serie di sistemi computerizzati siano in grado di rappresentare la realtà fisica delle attività svolte all'interno dell'impresa all'interno di uno spazio virtuale, quindi creando un gemello digitale della realtà.
che aiuta gli imprenditori, gli operatori e i manager a prendere delle decisioni maggiormente appropriate in funzione di, quelli che sono i reali, le reali condizioni dei processi e delle attività svolte. Quindi, come dicevamo, questa maggiore integrazione tra oggetti fisici e sistemi informativi consente una produzione maggiormente monitorata che si va a realizzare all'interno della digitalizzazione dell'industria, in particolare come nasce all'interno dell'industria manifatturiera, per poi andarsi ad espandere all'interno di tutti i contesti di impresa e contesti industriali, del settore in cui ci si trovi ad operare. Quindi l'industria 4.0 è una nuova modalità organizzativa per la produzione di beni o servizi che si basa sulle tecnologie digitali con lo scopo di fronteggiare le nuove richieste di mercato sia in termini di produttività e flessibilità. Infatti, da un lato si riesce ad essere maggiormente efficienti nella gestione dei processi produttivi, mentre dall'altro si riesce ad essere più flessibili e in grado di cambiare in modo più veloce le attività di produzione rispetto a alle esigenze che arrivano dai clienti o dal mercato in generale. Quindi, ricollegandoci a quanto dicevamo poc'anzi, l'industria 4.0 porta una serie di benefici per le aziende che implementano le soluzioni digitali, sia in termini di efficienza, sia in termini di conoscenza dei processi, di riduzione dei costi, ma anche di maggiorità. E quando parliamo di maggiore competitività, ci riferiamo al fatto che grazie all'introduzione delle tecnologie digitali si possa andare a sviluppare nuovi prodotti, nuovi servizi o nuovi modelli che consentono all'azienda di andare a competere con maggior successo all'interno del mercato. Poi vedo cosa intendiamo per queste diverse tipologie di benefici. Come si realizza l'industria 4.0? Le attività sostanzialmente sono tre. La prima attività è quella di acquisizione digitale dei dati, quindi delle informazioni che sono di svolgimento dei processi attraverso una serie di sensori o di dispositivi indossabili che sono all'interno delle attività dell'impresa. La seconda attività fondamentale è quella di andare ad analizzare e visualizzare quali sono i risultati, sono i dati che sono stati raccolti e quali sono i risultati che questi dati ci danno. Da questi risultati si arriva poi alla terza fase, che è quella di tradurre le informazioni estrase dei dati che avevamo raccolto in decisioni che consentono all'impresa di andare a migliorare i propri processi e la propria attività. Quali sono i fattori abilitanti per la realizzazione del paradigma dell'industria 4.0? È importante riflettere su come l'industria 4.0 non sia una nuova tecnologia, ma l'unione e la ricombinazione di tecnologie già esistenti. E quindi non fa leva su continue e reiterate di ricerca e sviluppo, ma va ad utilizzare quelle tecnologie già disponibili anche 10, 15, 20 anni fa all'interno dei processi aziendali, al fine di sviluppare che vadano nella direzione di digitalizzare i processi e di conoscerne meglio le caratteristiche fondamentali. Quindi si tratta di una rivoluzione che è guidata dalle tecnologie che erano già disponibili e però oggigiorno è possibile andare ad integrare queste tecnologie in modo più efficiente grazie a una serie di ragioni da utilizzare. Il primo fattore è una maggiore facilità d'uso delle tecnologie.
Infatti oggi tutti noi interagiamo quotidianamente diversamente internet che ci consentono di raccogliere, di analizzare e di gestire una serie riguardo le attività che svolgiamo, riguardo ai nostri gusti e alle nostre preferenze rispetto ai giorni. Dall'altro lato, un altro fattore abilitante per la rivoluzione 4.0 è stato l'abbattimento dei costi delle tecnologie. Infatti, quelle tecnologie come i microcontrollori, i processori in generale, che qualche anno fa erano molto costose, oggi sono molto meno, consentono alle imprese di adottare una maggior quantità di tecnologie all'interno. Grazie a queste tecnologie è stato possibile sviluppare la cosiddetta comunicazione machine to machine, o stessi di comunicazione che mettono in relazione due macchine diverse. In questo modo si consente alle macchine di parlare tra loro e di scambiarsi quei dati che consentono di monitorare i meglio i processi e di gestirli in modo più appropriato. Di reti di comunicazione molto più moderne in grado di scambiare una notevole quantità di dati in tempi più veloci, tempi più brevi. In particolare ci riferiamo al 4G, al 5G e tutti i sistemi wireless, reti LoRa, che scambio di dati all'interno dei sistemi industriali. L'altro fattore abilitante è i sistemi informatici e in particolare la capacità, la possibilità di svolgere utilizzando algoritmi anche senza l'utilizzo di misura fisica e quindi andando a utilizzare il cloud computing e tutti questi sistemi che consentono di dare le risorse online per fare degli attività. Sistemi di sicurezza della rete sempre più performanti che garantiscono di mantenere i dati al sicuro da eventuali attacchi. Sono stati sviluppati dei sistemi digitali che consentono alle macchine di avere dei dati su cui poi i processori controllano dei calcoli e a comprendere meglio la natura dei processi, quali sono gli eventi che ricorrono più spesso e criticità a cui bisogna far fronte nel tempo. La seconda è la successiva. Quali sono le chiavi che portano al successo dell'industria 4.0? La prima è quella di standardizzare i sistemi e le piattaforme su cui si lavora. In questo modo infatti si riesce a rendere tutti gli strumenti utilizzati. L'altro elemento è legato alla capacità di intraprendere dei cambiamenti sull'organizzazione del lavoro che riflettono in modo corretto in un'idea che oggi rappresentano uno dei principali mezzi di consegna a domicilio degli alimenti, del cibo e di qua all'interno del business online. Prima, nuovi sistemi di sicurezza digitale che consentono di proteggere il know-how e poi c'è sicuramente la disponibilità di operatori adeguatamente formati. Nonché un framework normativo che favorisca gli investimenti che sono necessari per far sì che l'industria 4.0 più ampia. Ora, prima di passare alle tecnologie abilitanti, facciamo un minutino di pausa in modo da risolvere un paio di questioni tecniche e poi riprendiamo con la lezione. Quindi, grazie per essere qui, rimasti. Ora ricominciamo con l'attività. Ci siamo fermati a parlare delle tecnologie abilitanti. Questo è uno schema che è stato estratto dal Piano Nazionale per l'Industria 4.0, che è stato sviluppato dal ministro Calenda, del
dello scorso governo. Imprese che potessero opportunità offerte dal nuovo paradigma industriale. Come vedete, questa è una lista di nuove tecnologie che vengono definite tecnologie abilitanti. La parola abilitante ha un significato specifico e può essere definita come un qualcosa che rende idoneo all'esercizio di una professione o allo svolgimento di una mansione. Quindi se pensiamo a questa definizione e la applichiamo alle tecnologie elencate da questo schema, possiamo immaginarci che queste sono le tecnologie fondamentali che consentono a un'azienda di cominciare a svolgere delle implementazioni finalizzate alla digitalizzazione dei processi. In realtà, se andiamo ad analizzare queste tecnologie, sono tecnologie molto diverse l'una dall'altra. Il primo gruppo di tecnologie fa riferimento a robot interconnessi tra loro e rapidamente programmabili. Quindi si tratta di sistemi che manipolano degli oggetti al fine di realizzare degli oggetti più complessi. Secondo gruppo di tecnologie fa riferimento a tutte le tecnologie dell'additive manufacturing. Il caso più conosciuto è quello delle stampanti 3D, ma in ogni caso esso comprende anche una serie di tecnologie leggermente diverse dalle sole stampanti 3D. Il terzo gruppo di tecnologie sono le tecnologie che fanno parte della realtà aumentata, quindi di quei sistemi che consentono di vedere la realtà con degli add-on che ci permettono di comprendere qualcosa in più di quello che la realtà ci mostra. Tipicamente si tratta di occhiali, di visori attraverso i quali possiamo vedere proiettato sopra agli oggetti che ci circondano un qualcosa che ne aumenta il significato. Poi sono le tecnologie di simulazione che consentono di simulare i processi e i comportamenti di macchine interconnesse tra loro. Poi ci sono i sistemi di integrazione orizzontale e verticale che consentono di condividere le informazioni all'interno della catena del valore e tra le diverse funzioni della stessa azienda. Poi ci sono sistemi di industrial internet che consentono di sviluppare una comunicazione multidirezionale tra i processi e i prodotti che questi processi generano. Poi ci sono sistemi di cloud che consentono di immagazzinare dei dati e di processarli senza il supporto di strutture fisiche. Poi ci sono sistemi di cyber security e i big data e gli analytics ad essi collegati. Come vedete sono tecnologie molto diverse l'una dall'altra e potenzialmente ognuna di esse può avere un impatto che varia a seconda del tipo di applicazione. Quindi la cosa che ci viene da pensare è che probabilmente non tutte le tecnologie hanno la stessa importanza all'interno del paradigma di impresa 4.0. E per questa ragione possiamo provare a fare una distinzione tra le tecnologie abilitanti e le tecnologie fondanti. Se quelle abilitanti sono quelle che consentono di svolgere determinate mansioni o determinati compiti, quelle fondanti sono quelle senza le quali è impossibile svolgere qualsiasi compito relativo all'industria 4.0. E come vedete all'interno di questa figura, nella barra orizzontale arancione, troviamo le due tecnologie fondanti dell'industria 4.0, che sono l'industrial internet, ossia i sistemi che consentono alle macchine e agli impianti e ai prodotti di comunicare l'uno con gli altri, e i sistemi di integrazione delle informazioni e delle conoscenze a livello orizzontale e verticale, quindi all'interno della filiera e all'interno dell'azienda. Senza questi due elementi, quindi la capacità di fornire agli impianti e ai prodotti gli strumenti per raccogliere dei dati e comunicarli, e la presenza di sistemi che consentano alle informazioni raccolte dall'industrial internet di condividere e di comunicare all'interno della catena del valore,
l'industria 4.0 non riesce ad essere implementata. Per quanto riguarda l'industrial internet e l'internet of things, si parla di una nuova frontiera della rete internet, all'interno della quale ogni oggetto acquisisce un ruolo e diventa un elemento di un mondo virtuale e digitale. Quindi questi oggetti vengono rappresentati secondo il loro gemello digitale che avevamo menzionato prima, e sono oggetti che sono in grado, che sono definiti intelligenti, in quanto essi sono in grado di identificarsi, sono in grado di localizzarsi, sono in grado di fare una diagnosi dello stato in cui si trovano, sono in grado di acquisire dei dati, di elaborarli, di attuare delle risposte specifiche in funzione del tipo, della tipologia di dati che si raccolgono, e infine sono in grado di comunicare questi dati tra di loro, tra un oggetto e l'altro. Questi oggetti si interfacciano all'interno di reti intelligenti, che sono delle architetture all'interno delle quali questi oggetti sono in grado di comunicare le informazioni che dicevamo poc'anzi. Per quanto riguarda invece l'integrazione orizzontale e verticale, si tratta dell'integrazione di informazioni ed eventi, relative a eventi ed attività, che vengono trasferite all'interno di tutta la catena del valore, quindi dal fornitore di una determinata azienda fino al consumatore, ma anche oltre, anche fino allo smaltitore che andrà poi a portare quel bene usurato allo smaltimento, nonché anche tra le diverse funzioni aziendali. Quindi si tratterà della capacità di integrare le informazioni che provengono dalla funzione direzionale con le informazioni che provengono dalle funzioni di produzione, con le informazioni che provengono dalle funzioni logistiche, in modo tale da allineare la conoscenza che i manager che gestiscono queste funzioni hanno riguardo ai processi, e in modo da rendere i processi stessi più efficienti e quindi attivare dei percorsi che portino l'azienda ad essere maggiormente competitiva sul mercato, grazie alla valorizzazione delle informazioni che vengono raccolte grazie all'utilizzo di sistemi di industrial internet. L'obiettivo di questa integrazione orizzontale e verticale, che come abbiamo detto hanno una differenza tra loro, sia la prima si riferisce alla filiera, la seconda si riferisce a funzioni diverse all'interno della stessa azienda, è quello di integrare informazioni all'interno di un unico ecosistema, al fine appunto di andare a trasferire i dati all'interno della catena del valore e attivando una serie di miglioramenti e di benefici per le aziende che sono in grado di condividere queste informazioni all'interno della catena del valore stessa. Qual è lo scopo dell'integrazione di queste tecnologie e dell'applicazione delle tecnologie dell'industria 4.0 per come le abbiamo analizzate ora? Lo scopo dell'industria 4.0 è descritto in modo molto preciso dall'unica norma, l'unico standard normativo presente ad oggi a livello di certificazione dei processi, che è lo standard RAMI, Reference Architecture Model Industry 4.0. Questo modello spiega come l'obiettivo principale dell'industria 4.0 è quello di facilitare la cooperazione e la collaborazione tra oggetti virtuali, che abbiamo detto prima, tra oggetti tecnici, scusate, che abbiamo detto prima, attraverso la loro rappresentazione virtuale e la connessione di questi gli uni con gli altri. Quindi sto ribadendo diverse volte questo concetto, come avete già visto, perché si tratta del concetto fondamentale, ossia quello di avere degli oggetti che hanno un duale digitale, ossia che sono rappresentati in un mondo virtuale all'interno del quale possiamo identificare questi oggetti sulla base dei dati ad essi attribuibili, e l'integrazione tra gli oggetti stessi attraverso la connessione degli uni con gli altri.
Quindi questi due sono gli elementi fondamentali dell'industria 4.0. E quindi, per chiudere, possiamo dire che l'industria 4.0 rappresenta il collegamento in tempo reale di persone, macchine e oggetti per la gestione intelligente, efficiente, automatizzata di sistemi logistico-produttivi all'interno di una supply chain, quindi di una catena di fornitura. Tutto questo al fine di poter modificare la struttura dei sistemi di gestione di questa catena di fornitura sulla base degli eventi che si verificano. Quindi tutto questo, tutta l'architettura dell'industria 4.0 è basata sulla gestione degli eventi che si verificano all'interno dei processi aziendali e dei processi che si svolgono nella catena del valore. Gli eventi quindi assumono un ruolo fondamentale. E per la gestione degli eventi sono presenti dei sistemi specifici che le aziende utilizzano e che stanno integrando sempre di più con le tecnologie digitali dell'industria 4.0. Nello specifico possiamo parlare del Supply Chain Event Management, ossia detto anche SCEM, che è un software che consente di gestire gli eventi che accadono all'interno di un'azienda in relazione a quello che accade all'interno della sua supply chain. L'obiettivo di questo software è quello di mantenere informati tutti i membri della supply chain sulle attività e sugli eventi che la riguardano, svolgendo attività di monitoraggio, di notifiche sull'eventuale accadimento di un evento specifico, di simulazioni di quelli che potrebbero essere gli eventi che ci si troverà ad affrontare, di controllo sull'impatto che gli eventi possono avere e di misurazione di quelli che possono essere le contromosse, gli scenari che si vanno a verificare rispetto a un determinato accadimento. Quindi lo SCEM affronta un problema di business molto basilare, che è quello di monitorare in che modo vengono svolte le attività e in che modo i processi vengono completati in funzione di quanto era stato pianificato in precedenza. Quindi cerca di tener conto del modo in cui gli eventi che possono verificarsi, quindi le anomalie, i guasti, gli eventi che è possibile prevedere, verifica in che modo questi impattano sui processi produttivi e cerca anche di capire in che modo si possano prevedere eventi distruttivi che possano compromettere le attività dell'azienda. Quindi la funzione svolta dallo SCEM è quella di identificare il prima possibile e per quanto possibile la sfasatura che c'è tra i piani messi sviluppati dal management e l'esecuzione delle attività all'interno dell'azienda. Quindi cerca di ridurre, di analizzare lo sfasamento che c'è tra quanto viene pianificato e quanto viene eseguito e cerca di comprendere quali sono gli attori della supply chain coinvolti in questi processi con lo scopo di attivare delle azioni correttive che consentano di proteggere le attività di pianificazione o perlomeno che consentano di attuare delle contromosse e utilizzare delle regole che permettano al management di andare ad avvicinare il più possibile la pianificazione, quanto viene pianificato con quanto viene poi effettivamente eseguito. Quindi, come dicevamo prima, l'industria 4.0 consente all'azienda di andare a reagire in modo proattivo, in modo costante a quanto avviene all'interno dei processi produttivi, a quanto avviene all'interno del mercato, e cerca anche di fornire gli strumenti per far fronte a possibili cambiamenti inattesi, possibili deviazioni che non potevano essere previste.
queste perturbazioni impreviste possono essere descritte come la comparsa di uno stato imprevisto all'interno del processo, quindi di una situazione anomala all'interno del processo, o di un oggetto che può cambiare le condizioni del processo stesso e che quindi può portare ad avere una deviazione rispetto ai target che si erano prefissati come riferimento per le performance di un determinato processo. Quindi, andando avanti, possiamo gestire i processi attraverso l'identificazione della gestione degli eventi su una timeline che si può dividere in tre fasi. Questa timeline si riferisce all'analisi di un evento che può accadere all'interno di un processo. La prima fase è la fase indicativa, ossia quella fase in cui si hanno dei segnali che ci fanno immaginare che potrebbe verificarsi un certo evento imprevisto, una certa perturbazione. La seconda fase è la fase latente e rappresenta il periodo di tempo che c'è tra l'accadimento della perturbazione e la fine di quel buffer di sicurezza, di quel buffer temporale di sicurezza che ci consente di andare a gestire la perturbazione in maniera preventiva. Infine c'è la fase manifesta, ossia che la fase che ha inizio con l'avvio della perturbazione, con il manifestarsi dell'impatto che questa perturbazione sui processi può determinare. Quindi, in base alla capacità dell'azienda di intervenire in un momento che sia il più vicino possibile alla fase indicativa, si potrà andare a ridurre gli impatti che un evento imprevisto può avere sui processi aziendali e quindi rendere i processi stessi più efficienti e di conseguenza garantire all'azienda una maggiore competitività all'interno del mercato. Quindi, come dicevamo, la fase indicativa è quella in cui l'evento comincia a manifestare i propri sintomi, la fase di latenza è quella in cui il buffer temporale all'interno del quale possiamo intervenire per evitare l'impatto della perturbazione si sta esaurendo, e poi c'è la fase manifesta, che è quella in cui cominciano a vedersi gli effetti di questo cambiamento, di questo evento imprevisto. Gli eventi possono essere eventi di vario genere. Abbiamo gli eventi che sono già stati identificati, quindi già riportati, e che possono riferirsi alle attività che si sono già svolte. Viceversa, possiamo avere gli eventi che sono attesi e che sono stati identificati all'interno della gestione aziendale, all'interno del processo di pianificazione, attraverso l'introduzione di una serie di milestone che rappresentano i punti più importanti delle attività da svolgere all'interno di un determinato processo. Ci sono diverse tipologie di eventi che possiamo andare ad analizzare. I primi sono gli eventi regolari, ossia quelli che sono legati a una milestone che si era già pianificata e che si può verificare all'interno di un certo range di tolleranza. In questo caso, facciamo un esempio, sappiamo che la manutenzione di un determinato macchinario deve avvenire nella settimana numero 47 dell'anno in corso. E attribuiamo a questa milestone un range di tolleranza di 5 giorni. Potrebbe accadere nella settimana 46 o potrebbe accadere nella settimana 48. Questo è un evento regolare. Invece, un evento early o late è un evento che invece è correlato a una milestone che come prima era pianificata, ma che si verifica al di fuori di un range di un range di tolleranza che è stato pianificato. Questo vuol dire che nel caso della manutenzione di cui parlavamo prima, l'evento si verifica non più 5 giorni prima, 5 giorni dopo, ma 3 settimane prima o 3 settimane dopo.
questo caso l'azienda si trova a gestire un evento che si era pianificato, ma che si è verificato in anticipo e in ritardo rispetto a quanto l'azienda conosceva. Poi abbiamo un evento imprevisto, inatteso, quindi un evento che non è correlato a qualcosa di già pianificato, ma che deve essere considerato in quanto può avere un impatto sui processi logistici e produttivi. Qui possiamo avere un guasto inatteso, che può essere ad esempio un guasto del macchinario di cui parlavamo prima, sul quale saremmo dovuti andare a fare manutenzione, che però è legato a un errore di un operatore. Ed infine abbiamo gli eventi che non vengono riportati, ossia abbiamo quegli eventi che non vengono collegati al raggiungimento di una specifica milestone. Nonostante in realtà questo raggiungimento si sia verificato e nonostante la data entro cui si sarebbe dovuto verificare è già stata superata. Qui si tratta di tutti quegli eventi che si verificano in ritardo rispetto a quanto pianificato e che in parte potrebbero rientrare anche nelle categorie che abbiamo rivisto precedentemente. Quindi, come facciamo ad andare ad agire su questi eventi, a gestirli? Possiamo adottare quattro tipologie di azioni, che sono quella di riparare rispetto all'evento accaduto, quella di rischedulare, ossia di cambiare la calendarizzazione delle attività da svolgere, quella di ripianificare, ossia di cambiare l'ordine delle attività all'interno del processo, e quella poi di apprendere, ossia di modificare le basi su cui si fa svolgere la pianificazione. Andando a vedere queste attività di gestione più nel dettaglio, la riparazione è la reazione più naturale rispetto a un evento imprevisto. Facciamo un esempio, c'è un ritardo di una consegna, la riparazione che viene fatta è quella di chiamare il trasportatore per capire in che modo la consegna avverrà. In questo caso il sistema CEM consente di identificare e valutare la deviazione dell'evento, suggerendo anche una soluzione al problema riscontrato sulla base delle informazioni raccolte. Quindi in questo caso la soluzione potrebbe essere quella di andare a modificare leggermente le attività attraverso un rescheduling, ossia cambiamento del calendario che era stato previsto. Infatti, alcune volte la deviazione non può essere riparata in modo semplice, ma ha bisogno di modificare totalmente quanto era stato già pianificato. In questo caso, l'azione che viene svolta è quella di cambiare i piani di produzione, ad esempio. Quindi abbiamo un ritardo nella consegna di una merce. Questo ritardo non è gestibile attraverso le risorse che l'azienda possiede internamente e quindi l'unica soluzione è quella di modificare il calendario delle attività da svolgere. Per quanto riguarda invece la ripianificazione, come abbiamo detto, è un evento che accade quando si ha un impatto maggiore. È un'attività che si svolge quando c'è un evento che ha un impatto maggiore rispetto a quello precedente. Ad esempio, se un camion si guasta e la consegna non avverrà mai rispetto ai tempi previsti, bisognerà completamente rivedere le attività che erano state pianificate all'interno dei processi. Infine, la fase di apprendimento serve per prevedere e prevenire dei processi, il verificarsi di eventi che hanno un impatto rilevante. In questo caso parliamo di SCEM preventivo. Quindi, se sulla base della nostra esperienza sappiamo che un determinato vettore logistico trasporta i propri beni sempre in ritardo e questo può mettere a repentaglio l'attività di produzione o le attività svolte all'interno dell'azienda, quello che accade è di mettere in atto attività di monitoraggio dei parametri di performance dei vettori di trasporto in modo più approfondito, al fine di riuscire ad agire sui parametri
che sono la base della pianificazione. E quindi andare ad avere, nel caso in cui abbiamo un vettore che trasporta sempre in ritardo, dei buffer molto più ampi rispetto ai tempi di consegna e rispetto ai tempi di trasferimento delle merci dal magazzino alla linea produttiva. Quindi, per far fronte a tutte queste, al verificarsi di eventi molto diversi tra loro, come abbiamo visto, e sia in termini di tipologia di evento, sia in termini di impatto che l'evento può avere, le tecnologie che abbiamo visto inizialmente tornano ad essere molto importanti, in quanto esse riescono ad assolvere funzioni diverse e a creare un ecosistema che è in grado di rispondere agli eventi che si verificano all'interno dei processi aziendali in modo più rapido e mantenendo un livello di performance adeguato al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali. Quindi le tecnologie abilitanti di cui abbiamo parlato prima non vengono prese come singole e vengono inserite all'interno dell'azienda, ma bisogna creare un ecosistema all'interno del quale queste tecnologie sono in grado di parlarsi l'una con l'altra, è in grado di acquisire le informazioni sugli eventi che stanno accadendo e fornire le contromosse più efficaci per rispondere agli effetti che questi eventi possono avere sulla produzione. Se ci sono domande, vi chiederei di porle. Quindi vi faccio un breve riepilogo, nel senso che le tecnologie digitali sono l'elemento centrale e rappresentano lo strumento che ci consente di gestire i processi nella modalità più appropriata, ma dall'altro lato tutti i processi che andremo a gestire sono legati al verificarsi di alcuni eventi, che ora, nella prossima parte di lezione, andremo a vedere in modo più dettagliato anche attraverso una serie di esempi che abbiamo preparato e che raccontano di storie di aziende reali che hanno utilizzato le tecnologie digitali per rispondere a degli eventi che si sono verificati nei loro processi produttivi. Vi viene in mente qualche evento che potrebbe essere, che potrebbe portare a degli impatti? Se vi viene in mente qualche evento che potrebbe portare a degli impatti rilevanti sui processi aziendali, potete scriverlo nella chat e magari facciamo una piccola discussione anche su questo. La logistica, da questo punto di vista, rappresenta uno degli ambiti più rilevanti in termini di eventi che possono accadere, in quanto la gestione dei flussi di beni di materie prime che vengono gestiti all'ingresso o all'uscita dell'azienda, spesso può avere un impatto molto importante sui processi a valle e a monte delle attività dell'impresa, nonché sui processi che vengono svolti all'interno dell'impresa stessa. Quindi, se avete qualche domanda, fatela pure. Ok, vedete, una frutta e verdura ha un guasto della macchina, o al frigo. E quindi cosa fa secondo questi termini? Gestisce il flusso di eventi, chiudendo, giusto? Una frutta e verdura ha un guasto alla macchina, cosa si intende per macchina? Facciamo il frigo è più semplice. Poniamo che una frutta e verdura abbia un guasto ad un frigorifero e quindi questo guasto può avere un impatto molto grande sull'attività di frutta e verdura, nel senso che se il frigo si guasta e non si pongono in essere immediatamente le azioni correttive adeguate, si rischia di perdere tutti i prodotti che sono immagazzinati all'interno di quel frigorifero. Cosa accade secondo il sistema che abbiamo visto poco fa? Una prima reazione potrebbe essere quella, cioè quello che accade dipende molto dalla situazione, nel senso che se l'operatore si trova nell'area del frigorifero,
potenzialmente si accorge del guasto perché il frigorifero emette dei segnali che notificano il guasto e quindi può agire immediatamente sul frigorifero. Viceversa, se l'operatore non si trova in quell'area, avere le informazioni su quello che accade diventa molto importante. E quindi alcuni sistemi che vedremo anche tra poco, che sono utilizzati per gestire questa tipologia di eventi, sono dei sistemi che sono in grado di monitorare costantemente i parametri dei frigoriferi, e quindi sapere qual è la temperatura del frigorifero, sapere se la porta è aperta, qual è il livello di umidità, se il compressore del frigorifero funziona o meno. E analizzando questi parametri, il sistema è in grado di fornire delle informazioni su eventuali avarie alla persona che gestisce il frutta e verdura. In questo modo, se si verifica un'avaria nel mezzo della notte al frigorifero all'interno del quale vengono immagazzinate le fragole, l'utente, l'operatore potrebbe ricevere un messaggio sul proprio cellulare che segnala il fatto che ci sia un'avaria e il fatto che si debba intervenire per riparare prontamente il frigorifero o per spostare quella merce da un frigorifero a un altro. Quindi l'evento della rottura del frigorifero attiva, grazie a una serie di tecnologie digitali, tutta una serie di contromosse che l'operatore, il manager o l'imprenditore può mettere in atto al fine di rispondere all'evento che si è verificato, in particolare in questo caso l'evento del guasto del frigorifero. Non so se ho risposto alla domanda di Jessica, ma comunque ora proviamo a dare un po' più nel dettaglio delle applicazioni, in modo tale che possiamo analizzare anche altri eventi che possono accadere e altri sistemi che ci consentono di rispondere alle sfide che gli eventi verificatisi ci pongono di fronte. Se non ci sono altre domande, andrei avanti, così passiamo da parte un po' più pratica e possiamo analizzare dei casi reali di aziende che stanno utilizzando le tecnologie 4.0 per rispondere a questi eventi e per affrontare nuove sfide. Ok, proviamo ad andare avanti. La seconda parte, come vi dicevo ora, è sulle applicazioni dell'industria 4.0 all'interno delle imprese e all'interno di settori diversi. E come vedremo, le tecnologie digitali e le soluzioni 4.0 possono avere un impatto molto ampio su tutta una serie di settori che vanno dal retail, come nel caso di Jessica, che analizzavamo ora, al mondo del turismo, dall'agricoltura di precisione al mondo della manifattura più avanzata, ma anche dell'artigianato. Quindi, come dicevamo prima, da un lato abbiamo il tema di riuscire a far sì che gli oggetti e i sistemi siano in grado di raccogliere le informazioni e quindi il mondo dell'industrial IoT e dei sistemi di sensori, processori, attuatori, che sono in grado di rilevare i parametri dei processi aziendali. Dall'altra abbiamo la necessità di far sì che le informazioni raccolte da questi sistemi siano in grado di supportare le decisioni prese all'interno delle funzioni aziendali. E qui abbiamo l'elenco di una serie di funzioni che ora andremo ad analizzare, guardando ad alcune soluzioni che sono state già implementate o che sono in via di implementazione all'interno di aziende con cui collaboriamo nell'università e che stanno sviluppando dei sistemi 4.0 molto avanzati. Le funzioni che andremo ad analizzare sono la produzione, la logistica interna, gli acquisti, i sistemi di manutenzione, la logistica esterna, le vendite, servizi post vendita e la gestione del personale, nonché le competenze del personale. Le tecnologie digitali, lo vedete da questa slide, impattano su tutte le funzioni aziendali e ci sono alcune tecnologie che sono direttamente
che hanno un impatto specifico su alcuni processi produttivi, su alcune funzioni, mentre ce ne sono altre che hanno un impatto più orizzontale, che vanno a incidere su tutte le funzioni, a prescindere dal tipo di tecnologia e dal tipo di attività che l'azienda va a svolgere. Quindi nelle colonne di queste immagini potete vedere quelle tecnologie che sono tendenzialmente utilizzate all'interno di ogni funzione. Mentre sulle righe orizzontali in bianco e in basso vedete quelle tecnologie che si vanno ad applicare a tutte le funzioni aziendali. Partiamo dalla produzione. Questo è un caso molto interessante anche perché è un caso toscano. Questa è un'azienda del Pratese che produce cashmere, quindi produzione di artigianato di alta qualità, e che fino a qualche mese fa, era un terzista dei grandi gruppi della moda che operano in Toscana. Questa azienda, per varie ragioni legate al mercato, alla globalizzazione, ha visto via via ridursi i margini e quindi la propria capacità di competere all'interno del mercato. E ha deciso di investire sulle tecnologie digitali al fine di dare una nuova chiave di lettura al proprio business. Quindi ha applicato i sistemi digitali ai processi produttivi. L'azienda ha sviluppato un sistema e-commerce, che è sostanzialmente l'unica modalità con cui l'azienda raccoglie gli ordini da parte dei propri clienti. Quindi l'azienda non ha più un sistema di vendite per grandi produttori, quindi business to business, finalizzato a commercializzare i prodotti con il marchio di altri, ma ha sviluppato un proprio brand attraverso questi e-commerce e ora modula e attiva la produzione in funzione degli ordini che riceve sul portale web. Quindi non ha più un magazzino e non deve tenere stoccate una serie di risorse che determinano dei costi sia a livello delle risorse stesse sia a livello della gestione del magazzino e riesce a raggiungere, a differenza di quanto accadeva prima, i clienti finali. Quindi è passata dallo svolgere attività business to business a svolgere attività business to consumer, lanciando un proprio marchio nel mondo del cashmere. Questo è un caso in cui le modifiche sono a livello di produzione sicuramente, ma coinvolgono anche tutta una serie di funzioni correlate, nel senso che c'è la logistica, in quanto non, la gestione delle materie prime in ingresso diventa molto critica in quanto si deve avere uno stock sempre disponibile per avviare la produzione, dall'altro lato non deve più gestire il magazzino. E grazie a queste innovazioni l'azienda ha cambiato totalmente il proprio business. Un altro caso è quello della manutenzione predittiva. La manutenzione predittiva è un approccio di manutenzione all'interno del quale si cerca di comprendere in modo molto preciso quale sarà il momento in cui una determinata macchina dovrà essere fermata per fare la manutenzione, evitando di andare a fare manutenzioni preventive che vanno ad erodere il valore dei componenti che vengono sostituiti. Quindi le macchine vengono monitorate attraverso dei sistemi di sensori che sono legati a dei processori che analizzano i dati provenienti da queste macchine che sono in grado di prevedere in modo molto preciso l'insorgenza di possibili guasti, consentendo agli operatori di intervenire nell'ultimo momento utile prima che questi guasti diano un impatto negativo sulla produzione aziendale. E quindi ci ricolleghiamo un po' alle varie fasi della gestione degli eventi che abbiamo visto prima. Questo è un caso di logistica interna sviluppato da un'azienda pisana. Questa è una soluzione che ha l'obiettivo di monitorare dispositivi all'interno di un'officina meccanica. Infatti, utilizzando una serie di sensori, una serie di tag e una
serie di sistemi di rilevazione, è possibile attribuire l'utilizzo di un determinato dispositivo a un determinato operatore. Ed è possibile anche monitorare le posizioni in cui questi dispositivi vengono portati e utilizzati. Questo consente di evitare che questi dispositivi vengano perduti o che vengano riposti in una location sbagliata e quindi consente di efficientare la gestione delle materie prime e degli impianti che vengono utilizzati all'interno dell'azienda. Quest'altro caso invece è un caso di logistica esterna che in parte abbiamo già visto prima quando parlavamo della gestione degli eventi. Qui abbiamo un sistema installato su un camion che è in grado di tracciare il percorso che il camion sta svolgendo, sta percorrendo. Questo sistema è in grado di rilevare sulla base dei dati disponibili su Google Map i flussi di traffico all'interno del percorso che sta svolgendo e di conseguenza è in grado di informare l'operatore eventuali ritardi che si possono verificare. In questo modo l'operatore può valutare se il ritardo è compatibile con il processo produttivo e quindi può essere riassorbito utilizzando le materie già presenti all'interno degli impianti, oppure viceversa se è necessario cambiare la tipologia di produzione per far fronte al ritardo nella consegna dei beni da parte di questo trasportatore. Questo è un altro caso interessante che si lega in parte a quello che diceva prima Jessica sul discorso della catena del freddo. La catena del freddo quando si parla di catena del freddo ci si riferisce al processo di gestione dei beni, degli alimenti, dei farmaci che ha bisogno di una temperatura controllata al di sotto di un determinato range. Quindi la catena del freddo è un sistema molto interessante da analizzare in quanto identifica una serie di parametri che devono essere costantemente sotto controllo da parte degli operatori. In questo caso abbiamo l'applicazione della blockchain alla catena del freddo. La blockchain è un sistema che consente di certificare lo svolgimento di una serie di transazioni e quindi di verificarsi di una serie di eventi e di legare un determinato evento ha una serie di parametri che possono validarne o meno l'accadimento. In questo caso abbiamo un camion che trasporta merce refrigerata che arriva a destinazione con il carico da andare a consegnare. C'è un sistema che monitora la temperatura della merce all'interno del camion e che assicura che la temperatura della merce sia stata sempre al di sotto dei parametri previsti dalla legge. In questo modo si riesce da un lato ad assicurare la qualità della merce e quindi tutelare l'acquirente rispetto a quanto messo a disposizione dal fornitore. Dall'altro lato il rispetto di determinati parametri di temperatura può essere collegato all'attivazione di un contratto che viene detto smart contract, il quale assume validità soltanto al momento della consegna nel caso in cui si verifichino determinate condizioni. In questo caso il fatto di rispettare la temperatura al di sotto di un certo range. Se queste condizioni si verificano, la merce viene scaricata da parte dell'operatore e il contratto va automaticamente in pagamento, in modo tale da semplificare anche i sistemi di transazione tra imprese della stessa catena del valore. Questo è un altro caso toscano invece che si applica al settore delle vendite e qui ci troviamo di fronte a un sistema utilizzato da un villaggio termale della provincia di Grosseto. Questo villaggio termale ha attivato l'utilizzo di sistemi di monitoraggio delle attività svolte dagli utenti del villaggio stesso e grazie al monitoraggio di queste attività
il villaggio è in grado di inviare delle promozioni personalizzate in base ai gusti dei clienti al fine di riuscire a valorizzare anche le attività che non sono state completamente esaurite. In questo caso abbiamo un corso di snorkeling che viene offerto a un utente che è a bordo piscina, che non sta facendo nulla, e in quel caso se l'utente accede allo sconto, quindi decide di accedere allo sconto del 15%, da un lato riceve un beneficio perché paga quel corso meno di quanto lo sarebbe costato, dall'altro consente all'azienda di valorizzare quella capacità produttiva che non viene sfruttata e che fa capo ai posti disponibili per partecipare a quel corso di snorkeling. L'industria 4.0 ha un impatto anche sui servizi post vendita, nel senso che ci sono tante aziende, molte aziende dell'automotive in particolare, che stanno sviluppando dei sistemi smart per fornire ai propri clienti dei servizi molto avanzati. In particolare qui vediamo un caso in cui si utilizza la realtà aumentata per guidare un tecnico nella riparazione di un determinato macchinario. Come vedete, il tablet posizionato sopra il macchinario consente di individuare quali sono le azioni da svolgere e fornisce allo stesso tempo anche i parametri da tenere sotto controllo per assicurarsi che la riparazione è stata realizzata nel modo corretto. Infine abbiamo il caso di gestione delle risorse umane attraverso le tecnologie digitali. In particolare qui si tratta del controllo dell'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo un operatore che sta svolgendo una serie di attività di carico, di movimentazione di beni all'interno del magazzino e che non indossa un dispositivo di protezione individuale ed è nell'area di carico e scarico, quindi in un'area abbastanza pericolosa all'interno dei processi aziendali. Grazie all'installazione di una serie di sensori sui dispositivi che vengono utilizzati per la protezione individuale e per la movimentazione delle merci, è possibile assicurarsi che l'operatore che sta utilizzando un determinato carrello sia dotato di caschetto di sicurezza. In questo modo, se l'operatore non indossa il caschetto di sicurezza, un alert viene immediatamente inviato al responsabile della sicurezza, il quale può intervenire per risolvere eventuali comportamenti scorretti da parte degli operatori, riportare i livelli di sicurezza a un livello corretto all'interno delle singole funzioni aziendali. Dopo questa carrellata sulle varie funzioni aziendali, possiamo analizzare un caso interessante che proviene da un TED Talk che vi invito a guardare e che trovate tra le reference nella bibliografia di questa lezione, che fa riferimento al come cambiano i modelli di business. Infatti, come abbiamo visto, le tecnologie digitali possono avere un impatto notevole sulle attività svolte nelle singole funzioni aziendali, ma complessivamente possono andare a modificare anche il modo con cui le aziende fanno business e il modo in cui le aziende si posizionano all'interno del mercato. Abbiamo già visto un caso interessante di cambiamento del modello di business, che è quello della maglieria di Prato, che dall'essere un subfornitore dei grandi marchi di moda presenti in Toscana, diventa un'azienda che opera con un proprio marchio all'interno del mercato. Questo è un altro caso interessante di come invece c'è sempre una maggiore integrazione tra i prodotti e i servizi che sono legati ai prodotti stessi e di come, grazie alle tecnologie digitali, è possibile
passare da un modello di business che è basato sulla vendita di un prodotto a un modello di business che è basato sulla vendita e l'erogazione di un servizio. Ovviamente questo tipo di soluzioni non sempre sono possibili o necessitano di un livello di approfondimento e di indagine molto elevato, ma è interessante guardare un esempio come questo per capire la dinamica che si può instaurare grazie all'utilizzo di queste tecnologie. In particolare nell'immagine che avete davanti potete vedere a sinistra un tradizionale contesto portuale all'interno del quale ci sono delle gru che sono deputate allo spostamento di container dalla banchina alle navi che trasportano questi container. Stiamo analizzando il modello di business del produttore delle gru, quindi dei macchinari che sono chiamati a movimentare questi container dalla banchina alla nave. Oggigiorno, fino ad oggi, il modello di business di queste aziende era abbastanza semplice. Le aziende producevano le gru, che erano dotate di un motore, che era chiamato a svolgere i sollevamenti dei container dalla banchina per portarli su una nave. E la vendita di questi impianti, quindi di queste gru, dava alle aziende un ricavo pari a un ipotetico 5.000 euro che sono evidenziati qui in questa slide. Grazie all'utilizzo di tecnologie digitali, oggi questo prodotto, che era la gru, può diventare un servizio. In che modo può diventarlo? Il modo in cui può avvenire questa trasformazione è grazie all'installazione di sensori all'interno del motore e delle altre componenti della gru. In questo modo sarà possibile andare a svolgere dei sollevamenti che consentono di comprendere qual è il peso di ogni singolo container e grazie a dei modelli matematici potrà essere possibile comprendere in che posizione all'interno della nave quel singolo container va posizionato, sia sulla base della posizione degli altri container, sia sulla base della struttura della nave. Questo consente, da un lato, all'armatore che possiede la nave che svolge il trasporto dei container, di andare a ridurre i costi per il carburante grazie a un miglior bilanciamento dei pesi sulla nave. Dall'altro consente all'azienda che prima produceva la gru e ora produce la gru sensorizzata, di cambiare il proprio modello di business. Infatti, l'azienda, diciamo prima, che vende la gru, che poi viene utilizzata per fare tutti gli spostamenti che si vuole all'interno del porto, oggi potrebbe decidere di non vendere più la gru, ma di vendere i singoli sollevamenti. Infatti, il grande valore che questi acquisiscono dipende dalla possibilità di utilizzare le tecnologie digitali per ottenere delle informazioni che rendono più efficiente il processo di trasferimento dei container dalla banchina alla nave, riducendo i costi per chi utilizza la gru e aumentando i ricavi per l'azienda, che in questo caso passa da 5.000 euro a 10.000 euro, moltiplicando il costo dei singoli sollevamenti per il numero di sollevamenti che l'azienda va a svolgere. Se c'è qualche domanda, vi prego di farla e intanto io cerco di ripercorrere un po' quello che ci siamo detti. Quindi abbiamo visto i modelli, in che modo le funzioni aziendali possono essere modificate dall'implementazione delle tecnologie digitali. L'abbiamo visto a livello di sistemi produttivi, a livello di logistica, a livello di assistenza post vendita, e un po' all'interno di tutte le varie funzioni. La cosa più interessante di tutte, però, probabilmente, è capire in che modo tutte le funzioni possono integrare delle tecnologie digitali al fine di ottenere dei miglioramenti anche in termini di modello di business. E l'ultima slide che mostravo prima, con il caso del porto, è un caso molto interessante.
Dall'altro lato, l'utilizzo di tecnologie digitali può avere un impatto anche su business molto più tradizionali. Io mi ricollego al caso di Jessica, perché ci ha confessato che sta per aprire un frutta e verdura e quindi potrebbe essere interessata dall'implementazione di alcune tecnologie digitali. Banalmente, tutti i sistemi di delivery che oggi vengono utilizzati sono basati su tecnologie digitali. Quindi un eventuale servizio di consegna a domicilio della frutta che Jessica potrebbe andare a implementare si basa sul fatto che le persone utilizzano le tecnologie mobile, quindi gli smartphone, e che hanno dimestichezza sull'ordinare cibo online che possa essere consegnato a domicilio da un determinato operatore. Abbiamo visto già in che modo le tecnologie digitali possono avere un impatto sui sistemi di monitoraggio della qualità dei prodotti, e sicuramente potremmo immaginarci tanti casi diversi di come la produzione all'interno di un determinato processo aziendale può essere modificata sulla base delle informazioni che vengono raccolte riguardo al mercato, riguardo l'intera catena del valore. Ok. Quindi la terza parte della nostra lezione si focalizza sui benefici e sulle criticità dell'implementazione delle tecnologie digitali. Abbiamo visto quali sono, abbiamo visto quali sono quelle più importanti, abbiamo visto cosa sono in grado di gestire, quindi in particolare tutti gli eventi che possono verificarsi all'interno di un processo aziendale, di qualsiasi funzione esso sia. Ora andiamo a capire quali sono i benefici e le criticità da tenere in considerazione per andare a implementare poi le tecnologie digitali. Per parlare di benefici ci ricolleghiamo a quanto abbiamo citato all'inizio, ossia il Piano Nazionale Impresa 4.0. Questo piano, che prevede una serie di agevolazioni per le imprese che decidono di implementare le tecnologie abilitanti, che abbiamo visto prima, individua 5 tipologie di benefici che possono essere ottenuti dalle aziende grazie a queste tecnologie. Il primo beneficio è quello di una maggiore flessibilità legata alla possibilità di produrre costi lotti di dimensioni più piccole a costi relativamente bassi, comparabili a quelli di dimensioni più grandi. Quindi un caso interessante è quello che vedevamo prima del magnificio, che produce soltanto su ordinazione lotti piccolissimi grazie alla possibilità di interagire direttamente con i clienti attraverso il proprio canale, attraverso il proprio sito e-commerce. Poi c'è una maggiore velocità dal prototipo alla produzione, grazie all'utilizzo di tecnologie innovative. Sicuramente i processi di progettazione di nuovi prodotti beneficiano dell'utilizzo di tecnologie digitali. In particolare la stampa 3D, l'additive manufacturing, vengono utilizzati in modo molto pervasivo all'interno dei processi di prototipazione, in quanto consentono di evitare di dover sviluppare sistemi complessi per la produzione di oggetti che devono ancora essere testati prima del loro lancio sul mercato. Dall'altro lato abbiamo una maggiore produttività, che abbiamo già visto prima, si lega al fatto di ridurre i tempi di setup e di preparazione dei processi produttivi, di ridurre gli errori e i fermi macchina. Poi c'è una maggiore qualità dei prodotti e una riduzione degli scarti, e questo avviene grazie a sistemi di monitoraggio della produzione che ci consentono di sapere quando c'è bisogno di fare una manutenzione in modo più preciso. E infine c'è una maggiore competitività, che abbiamo già visto sotto varie declinazioni.
abbiamo visto all'interno dell'analisi dei nuovi modelli di business che possono andarsi a realizzare. Quindi, alla luce di questo, le opportunità per le imprese sono sostanzialmente queste. Quella di andare a rinnovare il parco macchine e aumentare l'efficienza dei sistemi produttivi, quello di aprirsi nuovi mercati, come abbiamo visto prima nel caso del maglificio, quello di rinnovare i modelli di business andando ad utilizzare le tecnologie digitali. Per quanto riguarda il rinnovamento del parco macchine e l'aumento dell'efficienza, McKinsey ci viene in aiuto andando ad identificare tutta una serie di benefici che possono essere ottenuti grazie alle tecnologie digitali. Vediamo, c'è un aumento considerevole della velocità di produzione, c'è un aumento importante anche della qualità del prodotto, grazie alla possibilità di eliminare gli scarti in modo più efficiente. C'è una riduzione dei fermi in macchina con percentuali molto alte, dal 30 al 50%, e una riduzione dei costi di manutenzione che va dal 10 al 40%. Ovviamente tutti questi elementi sono elementi molto importanti per un'azienda che decide di investire sulla tecnologia digitale. Questi miglioramenti sono collegati di nuovo al Piano Nazionale Industria 4.0, di cui qui vedete gli obiettivi che il governo si era posto per il quadriennio 2017-2020. Quindi abbiamo una serie di investimenti in soluzioni innovative e un sostegno alle spese di ricerca e sviluppo. Poi abbiamo tutta una serie di misure volte allo sviluppo delle competenze necessarie per la gestione della trasformazione digitale. Poi abbiamo la creazione di infrastrutture abilitanti come le reti in fibra ottica, quindi l'internet super veloce e le strutture in grado di supportare i processi innovativi delle aziende e il trasferimento tecnologico dagli enti di ricerca alle aziende. E infine abbiamo gli strumenti pubblici di supporto finalizzati a sostenere gli investimenti, perché abbiamo il fondo di garanzia, abbiamo una serie di contratti di sviluppo sull'Industria 4.0 e anche un piano investimenti che comprende lo scambio tra salario e produttività. Quindi, tutti questi obiettivi sono contenuti all'interno del Piano Nazionale Industria 4.0 e tra poco andremo a vedere in che modo sono stati perseguiti. Al contempo, torno a citarvi il caso del maglificio pratese, in quanto utilizzare sistemi 4.0 e tecnologie digitali consente di inserirsi su mercati stranieri, infatti grazie ai sistemi di shopping online oggi è possibile andare a competere su qualsiasi mercato in modo abbastanza semplice e poi è possibile cambiare completamente il modello di business passando ad esempio, dall'essere un operatore business to business ad essere un operatore business to consumer. Per quanto invece riguarda il rinnovamento dei modelli di business, abbiamo già menzionato prima una maggiore integrazione tra prodotti e servizi, quindi la possibilità di collegare i prodotti all'erogazione di servizi specifici. Poi c'è un rinnovamento della supply chain, nel senso che le tecnologie digitali consentono di avere maggiori informazioni su quello che accade all'interno della catena del valore, quindi dei processi di fornitura, e consente quindi di individuare anche gli operatori e i fornitori che sono più adatti per lo svolgimento delle operazioni dell'azienda. E infine le tecnologie digitali consentono di andare a tradurre il know-how degli operatori in processi automatici. Questo da un lato sembrerebbe mettere a repentaglio il ruolo degli operatori all'interno dell'azienda, ma viceversa consente di trasferire
l'esperienza e le conoscenze di operatori molto esperti per l'appunto, anche agli operatori più giovani, andando a supportarli attraverso dei sistemi specifici che vadano a favorire l'instaurazione di una nuova cultura aziendale, che è più vocata all'analisi dei dati, alla loro rilevazione e a processi decisionali che siano maggiormente informati sulla base delle informazioni ottenute attraverso i sistemi di Industria 4.0. Quali sono invece le criticità per l'implementazione dell'Industria 4.0? Le andiamo ad analizzare su due livelli. Il primo livello è quello del fatto che l'investimento in tecnologie difficilmente integrabili nei processi aziendali potrebbe mettere a rischio la percezione dei benefici che le imprese hanno rispetto all'Industria 4.0. Il rischio di investire in tecnologie che poi non si riescono a implementare è legato a due elementi fondamentali. Da un lato c'è la limitata consapevolezza rispetto al livello di maturità digitale delle imprese, ossia rispetto a quanto queste imprese sono in grado di inglobare e integrare nuove tecnologie all'interno dei propri processi. Dall'altro dipende dal fatto che per implementare determinate tecnologie sono necessarie delle competenze specifiche, che spesso all'interno delle aziende sono carenti. Dall'altro lato c'è un tema della gestione dei dati e qui ci riferiamo a nuovi sistemi di cyber security e al GDPR che è stato recentemente emanato. Partiamo proprio da questi ultimi per andare a eviscerare quali sono gli aspetti più importanti. Sulla sicurezza dei dati, tendenzialmente le aziende non sono ancora completamente consapevoli e sensibili rispetto ai temi legati alla cyber security. Infatti, se prendiamo le parole chiave che abbiamo menzionato tante volte stamani, integrazione, connessione, comunicazione e così via, ci rendiamo conto che queste parole chiavi aprono il campo alla necessità di gestire una maggiore mole di dati e alla necessità di gestirla utilizzando i sistemi che ne assicurino la sicurezza e che assicurino la sicurezza nello scambio dei dati che avviene all'interno delle funzioni, ma soprattutto tra l'azienda e gli altri operatori all'interno della supply chain. Quindi riuscire a implementare sistemi di sicurezza che siano sufficientemente affidabili e che consentano di condividere i dati nella maniera corretta diventa molto importante. Dall'altro lato c'è il tema dell'utilizzo dei dati personali. Questo deriva da un regolamento che è stato emanato nel 2016 e che è recentemente entrato in vigore anche in Italia, e che si riferisce all'utilizzo dei dati personali e alla tutela della privacy. Questo regolamento ha l'obiettivo di rendere più omogenea la regolamentazione riguardo alla protezione dei dati dei cittadini europei. Qual è l'impatto che questo regolamento ha sulle imprese in chiave Industria 4.0? È molto importante spiegarlo, in quanto questo regolamento sulla prigione futura GDPR e non GRPR si riferisce a tutta una serie di dati che sono molto importanti in quanto ci consentono di comprendere meglio il mercato e come l'azienda può rispondere ai bisogni che emergono all'interno dello stesso. Infatti si tratta di dati personali come il nome, il cognome, un determinato numero di identificazione, le credenziali web, tratti fisici e così via. I dati sensibili, quindi dati come razza, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale e così via. Dati genetici, biometrici, dati sulla salute e dati personali,
relativi alle questioni giuridiche. Tutti questi dati sono dati che devono essere gestiti nel modo corretto e che però consentono alle imprese di andare a fare dei cluster che gli consentono di capire quali sono i clienti a cui rivolgere la propria attenzione. Quindi la gestione di questi dati deve avvenire attraverso dei sistemi che non sto qui a descrivere, ma che è molto importante conoscere, e è molto rilevante in quanto sono tutti dati che sono legati all'utilizzo dei siti internet, all'utilizzo di newsletter e all'utilizzo di tutti quei canali che spesso rappresentano lo strumento più utilizzato dalle aziende per entrare in contatto con i propri clienti. Quindi la gestione di questi dati assume un ruolo molto importante. Tornando però al tema dell'integrazione delle tecnologie, andiamo a parlare di quelle che sono delle agevolazioni. Queste sono quelle che il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo in atto per favorire l'acquisto e gli investimenti in tecnologie 4.0. Ognuna di queste apporta dei benefici per l'azienda e si riferiscono agli impianti e macchinari, alle attività di ricerca e sviluppo, alla possibilità di gestire in modo corretto la proprietà intellettuale. Grazie a queste agevolazioni si sono raggiunti una serie di risultati molto interessanti, che da un lato spiegano come di fatto l'industria 4.0 sia ancora in una fase embrionale, nel senso che non è stata ancora del tutto sfruttata, e dall'altro ci spiega come l'integrazione delle tecnologie è molto complessa. Questi sono i risultati che emergono da un rapporto del MISE su quello che è accaduto grazie al Piano Nazionale Impresa 4.0. E da questo emerge che solo l'8,4% delle imprese italiane ha implementato almeno una tecnologia abilitante dell'industria 4.0. Ovviamente i valori crescono se si passa da imprese molto piccole a imprese molto grandi, ma mediamente meno di un'impresa su 10 è riuscita a implementare almeno una tecnologia abilitante all'interno dei propri processi. L'altro elemento interessante è che più le imprese sono grandi, più sono in grado di realizzare questa integrazione. Infatti, se vedete, le imprese che sono in grado di implementare 4 o oltre tecnologie digitali sono tendenzialmente le imprese molto grandi. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che la difficoltà di inserire questi due valori ci rappresentano la difficoltà delle imprese nell'inserire le tecnologie all'interno dei propri processi. Questa difficoltà può avere origini diverse e la Regione Toscana ha cercato di affrontare il tema attraverso una serie di attività. In particolare il sito di Regione Toscana, Cantieri 4.0, ha l'obiettivo di far crescere la consapevolezza degli operatori, degli imprenditori e dei manager circa il livello di maturità digitale delle imprese. La Regione ha pubblicato una serie di libri sul tema e ha messo a disposizione degli operatori un modello che si basa su un ciclo iterativo che vede da prima un audit che viene svolto da esperti e che consente di identificare quali sono le aree aziendali in cui le tecnologie possono essere implementate. E poi si passa alla creazione di piani di miglioramento per l'adozione di queste tecnologie ed infine la misurazione delle performance. Grazie a questo le aziende possono comprendere quali sono le tecnologie da implementare e andare a definire dei piani di investimento e di implementazione delle tecnologie stesse. L'obiettivo
del modello messo in campo dalla Regione Toscana è quello di sviluppare un modello di valutazione per le PMI, che sono quelli che abbiamo visto hanno maggiori difficoltà nell'implementazione delle tecnologie digitali, al fine di consentir loro di avere una valutazione oggettiva della loro situazione attuale e quindi una comprensione dei processi in cui le imprese possono andare a investire, una personalizzazione quindi degli investimenti sulla base della situazione di ogni singola impresa e la definizione di un percorso di sviluppo orientato all'industria 4.0. La metodologia di questo modello, come accennavo prima, è quella che si basa su un agente tecnologico, ossia un soggetto esterno che conosca molto bene le tecnologie e le loro applicazioni, e si sviluppa attraverso un processo di tre step che vede dapprima un self-assessment e poi due fasi di assessment più dettagliate. Il modello si basa su dei modelli di riferimento internazionali. Il primo è la norma di INSPEC che vedevamo stamattina, all'inizio di questa lezione, e che consente di analizzare, di comprendere in che modo i processi aziendali possono essere digitalizzati. Il secondo modello è il modello ACATEC, che è un modello di analisi della maturità digitale delle imprese che ha l'obiettivo di comprendere in che fase di sviluppo queste si trovino, ossia se si trovino nella fase di computerizzazione, ossia di inserimento dei computer all'interno dei processi, nella fase di connettività, ossia la capacità di connettere i sistemi l'uno all'altro, nella fase della visibilità, che è la prima fase dell'industria 4.0, ossia la capacità di vedere qual è il duale digitale dei processi, la capacità di comprendere cosa accade all'interno dei processi, siamo a livello 4, la capacità di andare ad agire in modo proattivo e poi la capacità di andare di far sì che i processi siano in grado di adattarsi automaticamente agli eventi che si verificano. Il modello si basa su 4 aree strutturali che analizzano una serie di parametri e che hanno scopo di riferire qual è il livello di digitalizzazione delle imprese. Ci sono 3 fasi di analisi, la prima è un check-up che può essere svolto all'interno del sito della Regione Toscana, che restituisce una valutazione sintetica sul livello di digitalizzazione delle imprese. La seconda fase è un assessment svolto da un esperto esterno che analizza lo stato dell'arte all'interno dell'azienda, sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista organizzativo, al fine di capire quali sono le aree più critiche. Ed infine un audit che consente di avere una visione più progettuale e di andare a preparare un piano d'azione per l'implementazione delle tecnologie. Questi sono i tre step del modello di assessment. Si tratta di un questionario del primo caso e di visite in azienda svolte da soggetti esterni nei secondi 2. Attraverso la realizzazione di questo tipo di assessment si avrà, come dicevo, una valutazione sintetica nel primo caso, dei radar che spiegano per ogni area aziendale quali sono i livelli di performance, quali sono gli aspetti più importanti in termini di digitalizzazione dei processi, ed infine l'ultimo risultato sarà quello di un progetto 4.0 per l'implementazione delle tecnologie. Quindi grazie a questi modelli di assessment è possibile capire quali sono le tecnologie da inserire e in che modo andare a farlo. Ma rimane aperto il tema delle competenze e delle professioni che sono collegate all'utilizzo di queste tecnologie, in quanto molto spesso le tecnologie digitali necessitano di competenze specifiche per poter essere valorizzate nel modo corretto. Quindi da questo punto di vista l'industria 4.0 ci mette di fronte a
tre situazioni principali. La prima è quella che alcuni profili professionali potrebbero essere almeno in parte automatizzati o sostituiti da sistemi automatici. La seconda è legata al fatto che le competenze di quei profili professionali esistenti potrebbero subire dei cambiamenti molto rilevanti. E la terza è legata al fatto che potrebbero nascere nuovi profili professionali che attualmente non esistono. Ci sono già alcune evidenze legate a queste situazioni che si andranno a verificare. La prima è che l'OCSE prevede una perdita dall'8 al 10% dei posti di lavoro per via dell'introduzione delle tecnologie digitali. La seconda è che molti operatori non posseggono le skill adeguate per l'utilizzo delle tecnologie digitali. Infatti, oltre il 50% di essi, di quelli che operano nelle aziende italiane, possiede delle skill basse per l'utilizzo delle tecnologie digitali di base, come il computer o lo smartphone. E infine, il World Economic Forum ci spiega come entro il 2020 oltre un terzo delle competenze più importanti all'interno di ogni professione saranno competenze che oggi non vengono considerate cruciali e che spesso sono legate all'utilizzo di tecnologie digitali. Proprio a questo proposito, quindi possiamo comprendere in che modo che c'è una connessione diretta tra le tecnologie digitali e le competenze e che sarà sempre più necessario andare ad adottare gli approcci multidisciplinari che siano in grado di collegare figure professionali diverse all'interno di diversi settori. In funzione di questo quindi potranno nascere nuove occupazioni che derivano dalle tecnologie digitali. E ora vi faccio una rapidissima panoramica di quelle che abbiamo individuato con il nostro gruppo di ricerca. Infatti, dall'analisi delle tecnologie digitali abbiamo tirato fuori 8 archetipi di professioni 4.0. Gli archetipi sono dei modelli originali e quindi nuovi di professioni che oggi potrebbero andarsi a diffondere. La prima professione è quella dell'architetto, che è legata al bisogno di integrare e di raccogliere informazioni e dati al fine di supportare le decisioni delle imprese, e l'architetto è un individuo che è in grado di gestire e processare i dati in modo molto agevole. Inoltre è una persona precisa, affidabile e con attitudine verso la visualizzazione delle informazioni e il problem solving, proprio al fine di supportare le decisioni all'interno delle imprese. Poi ci sono i GIC, che rispondono tutti al bisogno di integrare correttamente i processi, all'interno dei processi, gli aspetti tecnici e gli aspetti di comunicazione. In particolare i GIC sono quei soggetti che sono appassionati all'utilizzo di nuove tecnologie e nuove soluzioni e che sono in grado di, e hanno un interesse rispetto alle innovazioni in generale, e in particolare che sono in grado di andare a integrare tra di loro le tecnologie in modo creativo al fine di raggiungere determinati obiettivi. In particolare ci riferiamo alle tecnologie IoT, al cloud e alle tecnologie dell'automazione. Poi c'è lo stratega, e qui si parla di soggetti che sono in grado di ridefinire i modelli di business utilizzando le tecnologie digitali. Abbiamo poi il profeta, che è un soggetto che invece risponde alla necessità di analizzare i dati nell'ottica di comprendere gli scenari futuri e di sviluppare quindi delle proiezioni di quello che potrà accadere all'azienda nel lungo periodo. Poi c'è il perfezionista, che è un soggetto che va a incidere sui livelli di qualità che si vanno a verificare all'interno delle aziende e quindi che ha una vocazione verso il miglioramento delle performance sia proprie che dell'organizzazione in cui opera e dei processi che essa realizza. C'è poi l'investigator, che è un individuo che è più curioso e che
supporta il perfezionista nell'ottica di andare a individuare nuove fonti di errore, di guasto, nuovi sprechi o nuove soluzioni più efficienti per raggiungere risultati aziendali. E tutti questi soggetti sono soggetti che potrebbero domani andare a inserirsi all'interno delle aziende che stanno implementando le tecnologie digitali. Tutto questo si realizza all'interno del Piano Nazionale per l'Impresa 4.0, di cui abbiamo già visto i risultati prima e che si articolano in due fasi principali. La prima fase prevede una serie di sgravi orientati a supportare le aziende nell'acquisto di macchinari e questa fase è ancora attiva, nel senso che le agevolazioni sono state confermate e le aziende possono ancora accedervi, quindi per coloro i quali come Jessica vorrebbero andare ad aprire un'attività e vorrebbero utilizzare le tecnologie digitali, è consiglio di tenere a mente le opportunità offerte dal piano nazionale. Mentre la seconda fase invece è più orientata a creare le competenze che abbiamo visto ora e quindi a diffondere la cultura digitale attraverso attività scolastiche e di alternanza scuola-lavoro, a sostenere lo sviluppo di competenze 4.0 attraverso nuovi corsi universitari e a proposito recentemente le università toscane hanno attivato un master che vuole trasferire appunto queste competenze alle persone che sono interessate a questi temi e poi stanno sostenendo anche attività di ricerca, dottorati e centri di competenza. Se avete domande, io sono qui a disposizione e dopo di ciò vi chiederei di rimanere con noi per completare il sondaggio che chiude la lezione di oggi. Quindi, ripeto, se avete qualche curiosità o qualche domanda potete già farla. Gli archetipi che vi ho appena presentato sono degli archetipi che per ora cercano di identificare quelle che possono essere le competenze emergenti all'interno del paradigma 4.0 e in ogni caso forniscono l'idea di quelle che potrebbero essere le nuove figure lavorative del futuro, come giustamente dice Jessica all'interno della chat. Quindi io vi lascio se non ci sono più domande, vi lascio al sondaggio e vi ringrazio per essere stati con noi per tutta la durata della lezione. Qui trovate la sitografia e la bibliografia, poi le slide ve le faremo avere e questi sono i miei contatti per eventuali domande o ulteriori approfondimenti che vogliate andare a discutere. Sì, esattamente, vedo un discorso della regione Sardegna molto interessante in quanto questi sono temi che le regioni stanno gestendo in modo molto dettagliato e anche molto strutturato e effettivamente i percorsi formativi che le regioni stanno attuando sono molto vari. Su questo tema vi suggerisco di andare a visitare il sito di Regione Toscana nella sezione riferita alle attività formative e alle imprese, in quanto sono disponibili per gli imprenditori e per tutti coloro che vorressero acquisire delle informazioni su questi temi, tutta una serie di voucher che consentono di accedere che sono finalizzati a sostenere le persone che vogliono seguire dei corsi di formazione volti all'acquisizione di competenze sull'industria 4.0. Questi voucher sono aperti praticamente a tutte le tipologie di destinatari, dagli studenti, ai manager d'azienda, ai dipendenti, fino anche agli imprenditori. Si tratta di opportunità molto interessanti
e vi suggerisco di dare un occhio a quelle pagine del sito internet della Regione Toscana perché potreste trarre degli spunti per seguire dei corsi che potrebbero interessarvi. Allora, i voucher, quelli che citavo io, sono del sito della Regione Toscana, sono per i residenti nella Regione Toscana, ma sicuramente se cercate all'interno dei vari portali delle diverse regioni potete trovare anche altre offerte di questo tipo. Probabilmente anche le Camere di Commercio hanno una serie di strumenti di questo genere, quindi vi invito a cercare sugli operatori istituzionali che si occupano di gestire la formazione professionale e che supportano lo sviluppo economico dei vari territori. Grazie di nuovo e buona serata, arrivederci.